3, 2, 1, are you ready? Wow, che curve, ragazzi! Quando so che un idraulico ha usato tubi Redi, vengo sempre a farmi un giro! Ottima scelta! Infatti Redi propone una gamma completa di sistemi per l'impiantistica idrosanitaria, sicuri e facili da posare, che garantiscono impianti perfetti, conformi e certificati. Eh sì, tu di tubi te ne intendi? Beh, io ora devo andare! Lo scarico! Mi chiama! Redi, le strade dell'acqua, presso i migliori rivenditori di materiali termoidraulici. Redi vi invita a dare un'occhiata dietro le quinte, a conoscere come si costruiscono 30 secondi animati. Come tutti gli spot, anche lo spot per promuovere i prodotti Redi è cominciato con un'idea, che ha pian piano preso vita con la nascita di un personaggio. Il suo nome è Lino Goccio, per gli amici Lino. Il personaggio prende vita dalle mani sapienti dell'artista. Innumerevoli prove stanno alla base della giusta espressione. Ci siamo trovati subito d'accordo con Redi sulla scelta di Lino Goccio. Anche per il direttore marketing Leonardo Dall'Osso era l'attore ideale per interpretare la mia storia. Sul set è un vero professionista, un attore molto serio. Mentre gli artisti curano il personaggio, la regia si impegna a perfezionare la storia. Questi schizzi danno un'idea visiva della storia all'equipe che dovrà costruire lo spot. Gli schizzi preparativi vengono poi riportati su computer, dove ogni movimento, ogni espressione viene perfezionata frame dopo frame. Dare il movimento a Lino è stato un impegno non facile. Avevo pensato a un movimento morbido, in un certo senso quasi gommoso, ma stranamente nel passaggio da un disegno a quello della posizione successiva, perdevo di vista la matita. Alla fine, per completare tutte le scene, abbiamo usato oltre 400 matite. Incredibile. Non sappiamo ancora darci una spiegazione. In un'altra sala vengono messe a punto le scenografie che ospiteranno i movimenti della goccia. I professionisti modellano in 3D l'interno dei tubi e ricreano le gocce che faranno da sfondo alla nostra storia. Con le tecnologie 3D ho ricreato l'interno virtuale di un tubo, cercando di tracciare un percorso che fosse il più tortuoso possibile. Per rendere più credibili le scene, Lino ha voluto entrare nel computer senza conoscere il tracciato. Avevo già lavorato con Lino sul set di Gocciolina Jones, un vero spericolato. La voce di Lino è dell'attore Alessandro Maggi, che con la sua versatilità vocale ha interpretato anche la parte istituzionale dello spot.
si incide la musica, ispirata a un famoso pezzo molto ritmato e con un fantastico urlo, perfetto ispiratore dei ritmi in tutto lo sport. Ora tutto è pronto per essere assemblato. Personaggio, scenografie, immagini di prodotto, musica e voce vengono sincronizzati e compressi in 30 secondi. Prima di salutarvi, volevo precisare che Lino nella scena finale non ha voluto nessuna controfigura e che stiamo già pensando al secondo episodio.